Ragazzi, siamo ancora a casa di Teo. L'avete visto già nel primo video dove abbiamo fatto vedere appunto tutta la sua bella sneaker collection. E oggi andremo a fare la parte centrale, perché l'altra volta abbiamo fatto tutta la parte laterale, neanche tutte le scarpe, tra l'altro, perché sono veramente tante, cioè veramente sono tantissime. Quindi oggi andremo a fare la parte centrale. E siccome questa qui è la seconda parte del video, vi avevo promesso di farvi vedere quella scarpetta che si trova lì. Quindi adesso andiamo subito a unboxarvi questa scarpa e partiamo subito con la parte 2 della sneaker collection di Mattel. You pray for my demons, girl, I got you. Every time I step on codeine, I get vulnerable. Annoying the sounds of the storm. Ragazzi, bentornati sul canale. Come potete vedere, siamo ancora a casa di Matteo. Questa qui è la seconda parte della sua sneaker collection. Quindi, se non avete visto ancora la prima parte, vi consigliamo ovviamente di farla, è sul canale. Una cosa molto curiosa che andremo a vedere sono i box. No, gli special pack, sì, che ne abbiamo 4, sì, in questo caso. Che sono delle cose particolari che adesso vi faccio vedere, magari per chi non li conosce. E allora, nell'altro video avevo promesso che vi faccio vedere questa scarpa qua, che ti lascio te la parola, che appunto io non ne so praticamente un cazzo. Nello scorso video avevamo appunto detto il discorso di Fujiwara, perché comunque sono appassionato delle fragment di tutto quello che c'è dietro a questo artista, e sono appunto loro le Dunk di Fragment. Allora, molti potrebbero storcere il naso e dicono: cazzo, ma io ho aspettato tutto sto video e vedo questa scarpa, perché molti non sanno cosa sia. Cioè, allora, a Milano, quanto sappia, dovremmo essere in due, per quello che si sa a Milano, dovremmo essere in due ad averla. La scarpa è, diciamo, abbastanza rara. Sì, minchia, super rara. Cioè, non è una player, no, forse le player edition sono più facili da trovare, perché li paghi. E trovi. Questa invece è una ricerca un po' più... Anche su StockX comunque non aiuta. C'è una scarpa proprio difficile da trovare, più che altro. Ci sono 3 edizioni di questa scarpa. Una l'avete vista anche nel video di Sam, in un video di Sante Sam, dove però la mia scarpa rispetto a quella di Sam è differente. La scarpa, come potete vedere, si presenta con un color block diverso. Una fucsia gialla e l'altra giallo e fucsia. Perché è fake? No. Perché questa qua si presenta con l'ultimo album fatto dai Sex Pistols, registrato a Londra, prima che poi si sciolsero nel 1979. E il nome dell'album era Nevermind the Bollocks, se l'ho detto correttamente. Comunque, questa chicca su questa scarpina ve l'abbiamo detta, che l'avevamo proposta e ve l'avevamo fatta vedere nell'altro video. Anzi, non ve l'avevamo fatta vedere. No. E adesso continueremo con tutta la parte della collezione, che abbiamo tutti gli special pack lì e abbiamo anche questo qua, che è il mio preferito di tutti. Partiamo subito a sto punto con la scarpa che adora tanto Luca. Sì. È tanto grande. Sì. Come si apre? Da queste cose qui. Con i calamari, sì. Quindi mi sa che c'è un po' con i calamari? Sì, frutti di mare. Ma che bella è, la voglio anch'io. E questo qua è il pack intero, adesso lo faccio mettere a Gianluca, con le sue bag, la spilletta in oro e il cappellino in pelle. È tutto così. Come potete vedere c'è cappellino in pelle, quello di Just Don, se appunto ve lo ricordate, con il laccetto tutto super dettagliato in pelle, che è riposto qui. La scarpa, che adesso ve la faccio vedere meglio, tutte le varie dust bag, spilla. La scarpa, beh, ragazzi, si presenta con questa pelle appunto trapuntata sopra, soletta in pelle dentro, scarpa veramente rifinita bene, retail abbastanza alto, per questa scarpa qua, si parla. Box era 4,50. Sì, circa. Se non forse di più. Super onesto. Però dentro appunto abbiamo tutto quello che è stato fatto vedere fino adesso. Beh, considerando anche il box super curato, adesso esempio, la Easy 700 Static, 300 euro, te la rifilano in un box di cartone, sì, normale di Easy. Cioè, paghi comunque 150 euro in più, hai una scarpa tutta super in pelle. Con il cappellino di Just Don, che per chi non conoscesse Just Don, i cappellini di Just Don costano un'infinità di soldi. Cioè, costano tipo i retail, erano veramente alti. Poi questo qua è tutto in pelle vera. Sì. E comunque, per 150 euro in più adesso non è che... Allora, magari per... Quanti anni fa è uscita questa? Ah, qua la tanto Just Don, sì, siamo... Beh, 2016, Sì, siamo appunto 2015-2016. Qua c'è scritto 15 quando è stata fatta, sì, quindi sarà uscita 2015-2016 e magari per il tempo 450 euro di retail erano tanti. Adesso non sono tanti. Cioè, se un box adesso uscisse così, costerebbe 5,50. Sì.
facili. Sì. Quindi 4,50 per questo box, considerando che anche questa scarpa è super definita, super in pelle, ispirata alle Chanel Bags, tra l'altro, sapevi, sì, ovviamente. La blu, che è stata la prima, appunto, bello, tutte le Chanel Bags che avevano questo pattern, che sì, hanno ancora tuttora, sì, sì, le più famose, tuttora, è stata ispirata a quelle, infatti. Questo qui penso sia uno dei quei, per quanto a me non possa troppo piacere come designer Just Don, un lavoro fatto benissimo. Sì. Purtroppo a me la blu manca, però, perché anche quello solo era alto la tele, mi sembra che lei stava sui, già di su forse 250 o 300 solo la scarpa all'epoca. E poi c'è anche un'altra rosina. Solo donna, porca miseria. La riponiamo dentro il box e passiamo e facciamo vedere altri pack. Ne prendiamo uno che secondo me è, diciamo, uno dei più importanti. Chi colleziona scarpe dovrebbe averlo, perché dentro ci sono, c'è un mostro sacro. Adesso lo tiriamo giù. Da che roba, oddio, l'avevo vista male, eh? Anche lui non è più, è più grande quello di Just Don, però, sì, non è molto più grande, molto più grande quello di Just Don. E questo qui è retailer? Ah, però qua sono due scarpe, questo 500. 500, vabbè, le 50 l'una. Le 50 l'una. Allora, abbiamo Jordan 3, questo qua per l'Atmospec, e una delle scarpe, secondo me, amate da tutti i collezionisti di Air Max 1, che è appunto la... Penso la più... Allora, io sono molto ignorante su Air Max 1, ma penso sia una delle più amate, sì, dai collezionisti di Air Max 1. Sì, sì, sì. Anche lei, la differenza che adesso purtroppo è usata, non si vede, però la si intravede il Jumpman sotto, per differenziarsi dalla Atmos normale, e qua ovviamente basta. Ma a livello di materiali c'è qualche differenza dall'Atmos normale? Questo non lo so, purtroppo questo non saprei dire. Perché mi sembra fatta comunque bene. So che la qualità comunque era appunto uguale. La qualità, comunque la scarpa, e ripeto, per ogni collezionista o comunque per ogni persona... Ah, c'è tutto l'elephant print dentro? Sì, 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 per ogni persona, diciamo, innamorata di questi prodotti, penso che un Atmos o comunque l'Air Max 1, questa qua, debba essere in chicca. Ovviamente, che magari già alcuni sapranno, è che questo elephant print che vedete sulla Atmos Elephant, su questa Air Max 1, è stata ispirata ovviamente dalla Jordan 3, che sì, non è questa ovviamente, non è questa, ma è principalmente la Black Cement, no? Black Cement, White Cement, comunque tutte quante la Jordan 3, sì, 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 sì. Questo qui era un altro pack, questo pack si chiama? Atmospec. Atmospec, ok, quindi molto semplice, sembrava più difficile ma era molto semplice. Gli altri due pack invece sono due pack sempre da appassionati collezionisti, perché appunto questo pack è da puro collezionista. Allora, questo qua l'ho mixato, perché in teoria questo pack qua era, fa riferimento al film di God Game di Ray Allen, dove c'era la Fomposite che mise Ray Allen appunto durante il film. L'hai derisa? Niente, che non mi faceva impazzire. Ho venduto purtroppo la Eye Hawk Fly dell'appunto film, dove lui, quella che indossa per giocare a pallacanestro, prima di indossare poi loro le Eagle Game, proprio quella che mise anche Denzel Washington. Bene. Questa è data 2008, no, 2007. Quindi questo pack qua, diciamo che l'ho modificato io. Il pack Matteo. L'altro invece è il Golden Moment Pack, che fa riferimento appunto, qua c'è dentro la storia di Michael, tutto in oro, bellissimo, nero. Le final del championship del 98, con ovviamente Jordan 13 del Golden Moment Pack. Super tarra, oro e bianca. Ho messo anche questa come tutto d'altro. Andiamo, ragazzi, a comandare le scarpe oro e bianche, da veri collezionisti. E poi una scarpa che purtroppo non tutti apprezzano, è la 14. Sincero, questa mi piace di brutto. Mai vista in giro, che fa riferimento appunto a The Last Shot, dell'ultimo tiro. Non ti dico che la potrei mettere, ma particolare, col giusto fit questa è figa. Però sono sempre lì, sono scarpe che purtroppo non si vedono sempre, perché diciamo che a volte la storia passa in secondo piano rispetto all'hype, ma è giusto o sbagliato, ognuno di noi poi pensa. C'è un discorso molto vario che vogliamo fare su questa cosa qua. Ci arriveremo, con calma ci arriveremo. Tanto questi qua sono i primi due video in cui vedete Teo sul canale. Ma se si è divertito lo potremo vedere più spesso, chissà, insieme a tutti i nostri amichetti. Okay. Noi abbiamo fatto un po' vedere i pack che possedeva nella parte centrale della collezione, adesso andiamo a vedere un po' le scarpe. Quindi le scarpe ovviamente singole. Quindi adesso andremo a fare la parte centrale più alcune dei lati. Sì. Sì, però andremo abbastanza veloce, almeno cerchiamo di farvele vedere il più possibile, altrimenti viene un video da 40 minuti. Quindi partiamo. Andiamo subito e torniamo sul fatto del
Elephant sulla scarpa. La scarpa. Antonomasia, sì. Jordan 3, retro 88, ma senza sotto il free to line delle ultime uscite, ma la retro 88 del 2012. Un classico. Sì, questa per forza deve essere, tra virgolette, avuta da... o comunque... Questa io la ritengo un classico come le Bred 4, le Jordan 1 Chicago, Jordan 3, Cement. Bellissima. Tutta in pelle, pelle bella pesante. Cioè, ripeto, come dicevo anche adesso prima, la pelle che usavano prima non è quella che usano adesso. È molto più bella quella che usavano prima. Si aprono un sacco di dibattiti sulle pelli, perché già in un altro video che avevo fatto con i ragazzi comunque si parla della pelle, eccetera, però... Secondo me è meglio prima, poi. Molto, oh sì. Poi vediamo. Poi alcune si salvano, come poi. Sì, però la Sharper è comunque 2015. L'anno 2015-2016 ha dato tanti bei frutti alla nostra collezione. Scarpe belle, che devo dire la verità, ultime. Mm-hmm. Cioè, nel senso, ultime release, di pelle molto bella, c'è cioè la Jordan 3 Mamanier. Assolutamente sì. La facciamo vedere. Sì, 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 vai. Comunque questa qui è la Jordan 3 Mamanier, su cui hanno usato una pelle veramente eccezionale. Tra l'altro è stato uno dei miei ultimi acquisti. Qua questa è usata, ragazzi. I dettagli. Certo. È veramente molto bella. Scarpa, secondo te, del 2021. Per me se la gioca questa. E a me è piaciuta moltissimo anche la Lot 1 di 50 delle Dunk. Quante volte mi hai visto sulla Dunk Lot 1 di 50? Infatti è super usata, super imitata. Sì. Io siccome la uso anche tanto per guidare, c'è tutto dietro l'alone nero. Però le scarpe si usano. Vale tanto adesso quella, soprattutto dopo quel che è successo, vale veramente tanto. Purtroppo sì, chi ha una parte in collezione, sempre povero del povero Virgil, adesso tra virgolette si ride, cioè, o meglio, non è che si piange, però quando si guarda poi quello che si è contenti, perché comunque, ripeto, abbiamo un pezzo di storia ormai, storie, cioè nel senso, poi diventerà... Le prime Presto, le Jordan Chicago, ce ne sono... Le prime Presto... Questa era la mia, ok... Ok, giusto. Ok, no. Tra l'altro, forse te l'avete visto nel video in cui avevo dato via questa scarpa. È vero. E mi era arrivata anche poi un'altra cosa, se la felpa la bogo nera, quindi ci sono sempre degli intrusci. Sì. Io poi, tra l'altro, una roba che fa molto ridere è che io la settimana dopo, a caso, ho ritrovato il mio numero, perché questo qui è un 12, Teo è tipo un 11, 11 e mezzo, però mi piace stare un po' più largo, sì. A me piace stare un attimo un po' più stretto, quindi 11 esatto, 11 e mezzo, per me è già tanto. E avevo ritrovato l'11 della Presto, infatti adesso la uso molto di più rispetto alla 12. Fatte altre, tipo Jordan 4, comunque ci anche sono un sacco di... Anche la Jordan 4 di Off, sì, che io avevo... Sì, che è qua il 13. La Jordan 4 di Off la conoscete, ma la tiriamo fuori. La fuori, lo sapete. Altri pack, altre scarpe che io adoro sono le Force. La gente già le conoscerà, ma secondo me è una delle scarpe migliori che conoscete nell'ultimo tempo, che sono le Comme des Garçons, pelle assurda, pelle veramente assurda. 10 lode, io purtroppo è usatissima, ragazzi, questa, scusate per... Vabbè, però questa, cioè, qui è bella usarla, Pelle pazzesca. Tra l'altro l'avevamo presa praticamente insieme, che sì. C'era Teo che mi aveva avvertito, guarda che Dover Street Market ha fatto un restock, sì. L'abbiamo presa subito entrambi, ci è venuto subito il dubbio, cazzo, sono uscite. Erano con la taglia poi UK, quindi siamo spaventati io e Luca, perché non sapevamo che non era in taglia appunto US, ma era UK. Io ho preso 10 e mezzo, ho detto cazzo, vuoi stare a vedere che mi arriva l'11 e mezzo US, che dell'Air Force è enorme. Detto, invece no. Abbiamo azzeccato. Andando avanti sempre con le Force, rimanendo in tema, altro negozio, brand, eccetera, che ormai quando collabora fa solo che bene, è la Force Supreme. Io avevo la bianca, io. Tu pensi tutte queste scarpe qua, questa era da Lab in Lanza, quindi l'ex vecchio Nike Stadium, no? Come cavolo si chiamava. E tu pensi che potevi provarle tranquillamente. Tu queste potevi provarle in negozio e poi uscire con questa al piede, ragazzi. Adesso una scarpa del come genere... Come le 98 di Supreme. Tu quello che dice Sante, ragazzi, è qua. Cioè, nel senso... Intanto c'è il negozio. Ragazzi, sì, io prendo solo colori rossi, cioè base rossa delle Supreme. Sempre rossa. Che piace, non piace, up tempo, Supreme, rossa. Supreme è rosso bianco, bianco rosso, sempre rosso, sempre bianco rosso, ragazzi. Tra l'altro, l'Air Max 98, scarpa a cui sono super, super affezionato, perché quando l'ho scoperta ne ho comprati tipo subito due o tre. Perché uno è super comodo, la sì. 98, e poi il 98, io sono nato nel 1998, e era una scarpa che adesso non ho più neanche una, ma tipo la Snakeskin, che è l'altra colorazione. La volevi? Porca troia.
Bellissimo. La 98 Snakeskin e poi la rossa che abbiamo fatto vedere adesso le ho indossate veramente tantissimo. La Snakeskin è veramente il periodo delle superiori, le ho messe un botto quelle scarpe. Okay. Questa volevo vederla. Air Force One Pigalle High, che questa qui appunto è il modello alto, che è come se fosse tipo effetto arrugginito, ma sì, no, è bellissimo. Bella anche qua. Translucent, clamorosa. Questo dettaglio qua. Questa qui è l'alta, appunto. C'è anche la low, che è quella grigia, che anche sì, quella è molto bella. Sì, sì. Che adesso mi ricorda un po' a Cold Wall, per tutto quel vibe lì, soprattutto la low. Ma anche questa, in realtà. Questa è veramente figa. Era da far vedere. Questo è un pezzo che non si vede spesso. Tra l'altro, 2015, quel periodo lì, comunque, quel periodo lì è stato il periodo di collab di Air Force, una più bella dopo l'altra. Mamma mia. Questa, la Air Force Supreme, la Tisci. La Tisci. La vedete proprio adesso. Adesso abbiamo messo questa. Un altro scompartimento c'è nascosto, adesso sì, facciamo vedere. Adesso. Non è poter dire che la mia ragazza non lo sa. Il problema è che lo sa che l'ho nascosto qua sotto, porca miseria. Ne ho altre. Lì abbiamo altre Puma, lì c'è la Quantum. La 750. La 750, la Grey Gum. Che l'hai messa l'altro giorno, tra l'altro. Sì. E poi abbiamo... Ok, dai, questa la tiro. Questa qui gliela invidio veramente tanto. Io le continuo a cercare, ma non le trovo. Bellissima. Veramente troppo bella. Tra l'altro è stata una delle mie prime scarpe importanti che ho avuto, che mi sono preso con i miei soldi. 262 euro di retail, me lo ricordo ancora perché l'avevo preso sul sito di Nike. Veramente bella. Penso una delle Air Force con la pelle più bella. No, devastante. Devastante. Ovviamente collaborazione di Nike con Riccardo Tisci, quando era da Givenchy, adesso è da Burberry. E secondo me è lavorone rispetto magari all'altra, a quella che sono uscite dopo, che l'hanno fatta un po' con le stelline, colori un po' più strani, che infatti sono andate tutte in outlet. Sono andate in outlet, ma in realtà anche le Tisci sono andate in outlet, alcune però la quelle super alte. Perfetto, ho superato la donna. Queste qua, le mid, allora erano low, mid, high e over the top, tra l'altro, che parlavano con questa shopping bag in mesh. Oh, bellissima, clamorosa, cioè dettagli. Questo è anche quello che ti permette di collezionare, cioè nel senso, quando compri un prodotto, anche tutto quello che c'è all'interno del prodotto lo rende unico. Cosa che adesso, a parte la mamma con qualche dettaglio, eccetera... Cioè, il box è bellissimo. Molti box, eccetera, non ne hanno. Io ce l'ho una Tisci, eh. Cioè, io ho la Tisci, non quella alta, o quella ancora un po' più altina, stivaletto. Okay, la proprio. La Tan, però. La bacchetta si chiamava. Minchia, quanto studiato. E poi ce l'ha anche mia sorella, la bacchetta low. Quindi... Adesso che abbiamo fatto vedere un po' di collab di Air Force, cosa possiamo far vedere? Ma io tornerei comunque con sempre Nike, andiamo su altre due collab. Una, beh, si torna come sempre su Supreme. Scarpa che ha fatto impazzire e ha bloccato le strade di New York quando uscì. È questa, giusto? Non anche la Pigeon, mi ricordo. Pigeon. Vabbè, quella lì costa tanto, quella non ce l'abbiamo. Quella non ce l'ho, ragazzi. Però anche questa, mi ricordo che hanno proprio chiuso lo store di Supreme, 2012. Qua mi cogli impreparato, te l'ho preparato su tutto. Se ti ho azzeccato 2012? Poco, 2013. Però su questo cosa è più ferrato Luca in questo momento, perché ho talmente tanti di date in testa che ammetto che non mi ricordo tutto. Quindi sì, parliamo del 2013. Se vi ricordate quando appunto uscirono c'era il completino da basket che la gente andava matto. Clamoroso. Shorts, io non ho niente. Lo shorts dovresti prenderti. Tanto adesso non va tanto. Introvabile. Più raro che costoso. Introvabile. E adesso andiamo a fare la differenza con l'ultima Fomposite uscita, che ha creato un po' scalpore. Comunque, tra l'altro, retail imbarazzante, non so il perché. Si sporca come... Non diciamo parolacce, comunque si sporca veramente tanto. Che è la CDG. CDG, Combi Garçon. Tra l'altro un plus, giusto? Sì, un plus, perché vuol dire che è quella con... Cioè, è per questo che è retail più alto. Vedi, io questo non lo sapevo. Si impara sempre. Quindi, dopo che vi abbiamo fatto vedere queste altre due belle collaborazioni, procediamo con un po' le ultime chicche. Sta scarpa ha un bel difetto. Una papera, raga. Cioè, se quando la metti... Adesso l'ho usata anch'io col tempo, Si cracca anche questa. Si cracca anche questa. Questa qua è la 180 con The Garçon. Bellissima. A me piace un botto. L'avevamo fatta così, devastante. Completamente rosa e bianco rosa. Sì, devastante, ragazzi. Questa... Super comoda, super. La 180 di Air Max, veramente super comoda. Collegandoci a questa cosa qui, vi faccio vedere un po' di Air Max, la patta. Sì. Tra l'altro, che colore hai preso tu? È stata la prima? Ok. Questa a me piace un botto. Sai che io questa me la metterei? Cioè, non sono fan di Air Max, non ne ho neanche una, però questa è super figa. Una delle ultime uscite, che secondo me è stato fatto un lavoro molto figo sopra. Che te la davano col braccialetto, vero? Sì. Te la davano con un braccialetto che è qua dentro, non so se...
si vede. Ma si vede, sei anche veloce da prendere, vai adesso dentro. Eccolo. Te lo davano con questo braccialetto qui. Speravamo fossero tutti diversi, però purtroppo anche negli altri è uguale, però comunque il braccialetto è molto 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 figo. Cioè un... Vabbè, quel dettaglio in più che comunque... È un gadget che vabbè, per chi indossa comunque. Quel dettaglio in più che comunque il collezionista, anche quando vendi col box, compri, vorresti avere comunque all'interno. Me la metterei mai. Io me la metterei mai. E lui mostrava una cosa che Luca non si metterebbe, però... Però la Animal, comunque Animal Pack, fa il suo perché, ha il suo perché, cavallino, tutti i tipi di... Carina, cioè... Allora, secondo me su una mensola questa sta da Dio. Su una mensola, beh, è vero, sta da Dio. Su degli altri, però vabbè. Vabbè, ok. Sono gusti, cioè nel senso, a me piacciono, mi piacciono, però ve le metterei tutto. Dei gusti bus. Questa io ce l'avevo venduta. Purtroppo l'ho usata... Tantissimo, ci purtroppo. Questa. Vabbè, vuol dire che l'hai apprezzata. Un altro mostro sacco, purtroppo è sbiaditissimo, raga. Però. Cazzo? Sì. No, no, nel senso, a me piace, oddio. Cioè, sai che forse è così sbiadita, è più bella? Un po' più vintage. Sì, cioè, sì. Con questo, tutto questo corduroi. Minchia, sai che è molto bella. No, no. Io direi che, non so, a me piace. Che è un po' più scolorita rispetto al super arcobaleno di quando è adesso. Altro mostro sacro che secondo me in collezione comunque chi è appassionato eccetera dovrebbe avere. Questa è passata anche nelle mani di Jacopo perché mi ha dato una bella sistemata, ha dato una sistemata al colore eccetera. Però per concludere vi facciamo vedere altre collaborazioni che stanno qui e poi chiudiamo con questa, anzi poi chiudiamo col botto, quindi sì. Arrivate fino alla fine del video. Sì. Queste non mi dispiacciono, sono un po' particolari ma non mi dispiacciono. Poi abbiamo l'Air Force, questa è bellissima. Queste molto carine, Abbiamo come ultima collab molto criticata questa scarpa. Super criticata questa scarpa. A Luca, io chiudo intanto con lei, sempre qualità, pellami, eccetera, con Air Force One. Ma va! Sì. Ce l'hai? Sì. Bastardo! Sì. Minchia, la Linen. Sì. Che cazzo mi tirato fuori questa? L'ho comprata anche questa all'epoca, era il 2017, quando uscirono le Chicago di Off. Un ragazzo che seguono dei soldi, gliel'ho tirata via non a poco. Io ne avevo due. Eccoci. Presa a New York, quando sono andato a New York con i miei, ma tanto tempo fa, 2015, 2016. Io l'ho presa nel 2017. Vabbè, comunque, quando sono andato a New York, passo da Kit... E c'era tipo questa fila, io mi metto in fila e c'era il commesso che mi aveva detto che c'era questa collaborazione speciale di questa colorazione fatta, perché questo qui è OG del 2001, forse la colorazione, una roba del genere, comunque sì, è una colorazione vecchia, l'ha rifatta, esclusiva per Kit New York, e ne ho preso un paio il primo giorno, poi sono ritornato il giorno dopo perché sono tornato a casa, me la sono provata, mi era un po' grande, sono andato a prendere anche l'11, quindi sono tornato in Italia che avevo l'11 e mezzo. Pellame che qua sopra, come l'ha visto Luca, comunque vissuta, eccetera, raga, pellame veramente invidiabile. Poi chiudiamo con questa, cioè allora, questa qui è una scarpa che è stata super criticata, la famosa, dopo le foto è stata la famosa fila Disruptor. Sì, infatti. Che è l'ultima collab che ha fatto Drake Nocta con Nike, che vi dirò, a me non dispiace, cioè nel senso, io se posso prendermela, se avrò l'occasione di prendermela, me la prenderò. A parte che io, super fan di Drake, come lo è anche Teo, quindi è la prima silhouette che è uscita vera, fatta con Drake, cioè sì. Da Drake, perché poi le altre erano tutte collab. La Jordan 4 Raptor non l'ha mai neanche. Ma anche l'Ovio, cioè sì, sono comunque sì. Silhouette non fatte da zero, questa qui. Non è infatti, questa è proprio... Ispirata comunque a modelli molto OG. Human Terra dovrebbe essere, sì. Se non mi ricordo quindi, male. Quindi comunque modelli anni... Hot Step Air Terra, okay. Proprio Human, eccetera. Però comunque è un qualcosa di nuovo, è la prima vera silhouette di Drake, no? Sì. E quindi ci sta, cioè io volevo averla, infatti dopo il video tra l'altro me la provo così so il numero già. E niente, parere mio personale è super criticata, ma non è assolutamente così malvagia. È una scarpa classica, sì. Cioè, nel senso, non è sì, nulla sì, di sì, che, sì, nulla sì. Di straordinario. Io gli do un 7,5-8, nel senso, sì, 7,5-8 è giusto. Io però vi butto anche una piccola somiglianza con un'altra scarpa, secondo me, non la fila. No, perché dite sta roba? Non è vero. Invece sì, devono capire, la gente deve capire, deve capire. Io non la noto sta somiglianza. Ragazzi. Dai. Nei commenti vi prego, voglio sentire, voglio vedere se è una fila di Raptor. Ripeto, non, io non
non guadagno tramite YouTube, cioè non monetizzo, quindi voglio semplicemente sapere un parere. Dai. Cioè, sono simili queste scarpe? Secondo commentate me sì. Per favore, perché è un parere che ci facciamo, sono segni mentali che ci facciamo spesso anche noi, tra di noi amici così. Secondo me non sono simili. Ragazzi, abbiamo quasi finito, concludiamo il video con quella scarpa lì che adesso vi andrà a prendere, vado sì, io. Sì, sì, no, e tu. Anche qua c'è un dibattito, raga, poi vediamo cosa succederà. Non lo sappiamo, c'è questo futuro. Noi vediamo, noi cerchiamo. Questa scarpa che è qui, in realtà, è mia. Cioè, se sì. Non lo sappiamo ancora, poi vedremo cosa succederà. Vedremo. Comunque, tanto, io ce l'avevo a casa. Vi giuro che è una scarpa che io a volte mi dimentico di avere, perché non lo so, cioè, nel senso. Noi speriamo che io spero che si dimentichi di avere. È probabile. Sì. Che è la Air Jordan 1 NRG. Europe Exclusive, se vogliamo dire così. Madonna, che inglesismo. Di off. Che dopo ciò che è successo, già costava abbastanza tanto, comunque stava sui 2,5. Circa, sì. 2,8. Essendo appunto europea, sì. Dopo che è successo quel che è successo, adesso si è alzata almeno di 1.000-1.500. Cioè, comunque, ci sono alcuni sales su StockX, che sono belli alti, cioè io ho visto alcuni numeri venduti anche per 5,5, alcuni per 6, cioè si è alzata tanto, come vabbè è successo poi anche a catena con tutte le altre, con le Chicago, con le Presto le vendevano a 3.000, cioè una roba senza, io la Presto la uso per andare anche a volte in magazzino perché è una scarpa comodissima. La Chicago purtroppo ha avuto un picco altissimo, la notte stessa è salita 8-9K, sì, quindi... E questa scarpa è qui in realtà perché volevamo provare a fare un trade pazzo, che vediamo e cercheremo di capire se si farà. Se si farà questo trade pazzo, non vi diciamo niente, ve lo faremo sapere, perché tanto stiamo cercando di fare... Però, cioè, è un trade con non scarpe che teoricamente ci sono qua. No, teoricamente no. Però non si può mai dire mai. Per il video di oggi è tutto, vi ringrazio se avete visto il video fino in fondo, spero che vi sia piaciuto questo contenuto. Matteo ritornerà sul canale per altri video, di cui poi appunto andrete a vedere. Questi qua erano i primi due che ha fatto, ovvero Sneaker Collection 1 e Sneaker Collection 2, che sono uscite veramente dei bei contenuti e delle belle chicche. Spero, ragazzi. Vi ricordo di seguirci su Instagram, YouTube e tutti i vari canali social. Instagram è qua sotto, ve lo lascio qua sia mio che di Teo. Iscrivetevi al canale YouTube, perché adesso stiamo un attimo cercando di investire un po' più di tempo e... non denaro, però comunque contenuti studiati un po' meglio per il canale, cosa che l'anno scorso non ho fatto troppo per tempo. Per il video di oggi, ragazzi, è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Stavolta lo faccio giusto il saluto, perché l'avevo fatto chiuso male. Il sante out lo fa Teo stavolta. Quindi sante out. You pray for my demons, girl, I got you. Every time I step on codeine, I get vulnerable. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere a nigga going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip and messy, it ain't what we doing. Traveling around the world. Over the phone, dropping tears. I get more vulnerable when I get pissed. When you drunk, you tell me exactly how.